Buonasera amici telespettatori di TV6. Da questa sera, da questo venerdì, si arricchisce la già ricca programmazione di TV6 con questa trasmissione di approfondimento, Moby Dick. Ecco, il centrodestra, dopo 4 anni e mezzo di non bellissima amministrazione, non molto efficiente, lo dice stesso Di Matteo, che si propone di fare? Noi discutiamo delle liste d'attesa. Tutte le regioni hanno un piano per la risoluzione delle liste d'attesa. Bene, poi uno può riuscire ad adempiere, a non adempiere, però intanto le regioni hanno un piano. L'Abruzzo non ha neanche il piano per la riduzione delle liste d'attesa, cioè Paolucci non ha fatto neanche il piano, quindi immaginatevi quanto ci ha lavorato sulla riduzione delle liste d'attesa. Quindi noi la prima cosa che diciamo innanzitutto è che va ribaltato anche qua. Il problema. Il problema delle liste d'attesa è un problema del pubblico e quindi della regione. Quindi bisogna fare un centro di prenotazione unico pubblico-privato per abbattere immediatamente le liste d'attesa. Dopodiché sarà il pubblico che dovrà, quindi la regione, cercare di risolvere i propri problemi. Matteo, da dove ripartirà il centro-sinistra? Questa amministrazione fatta da tante liste civiche che avranno istanze territoriali andranno nella direzione di rivedere il sistema sanitario. Senza vincoli, senza condizionamenti di qualsiasi tipo, di tipo privatistico e di tipo di lobby del pubblico. La sanità deve essere un riequilibrio formativo adeguato tra il rapporto pubblico-privato che guarda le eccellenze, non il CUP unico per le private e le pubbliche. Il privato deve garantire insieme al pubblico delle eccellenze. E deve impedire la mobilità passiva che è la grande piaga di questa regione. Il terzo aspetto è l'organizzazione del sistema sanitario. Una grande riforma che preveda in una realtà di 1.200.000 abitanti una AS unica.